Ginevra Masera. Le chiedevo se appunto aveva già parlato con il mister Donadoni riguardo al suo impiego, al suo ruolo da tenere in campo, e se conosce qualche giocatore della rosa attuale del Parma. Grazie. Il giornalista chiede se você ha parlato con un mister Donadoni già e conosce i giocatori del Parma. Io conosco i giocatori solo di la televisione giocando, già conversei con treinador aqui, ele me apresentou a toda a squadra, a todo o time, e já pude ter algum contato com os jogadores. Me receberam muito bem, fico feliz, e é bom saber que aqui tem um ambiente saudável, que isso faz parte de um time de futebol, e eu espero poder fazer parte desse ambiente saudável, trazendo um pouco de alegria, trazendo também um pouco de daquela coisa do povo brasileiro, de brincar, aquela coisa toda. Mas sempre quando estiver dentro de campo, procurar dar o meu máximo e procurar sempre estar ajudando aqueles jogadores que vão estar ao meu lado. Allora, in merito alla primissima domanda, sì, ho avuto modo di parlare, di avere un attimo di conversazione, di dialogo con il mister Roberto Nandoni. Lui mi ha presentato, diciamo, il gruppo, sono stato presentato alla squadra e ho avuto sensazioni positive. Il gruppo mi piace, cercherà, insomma, subito di installare con me un certo dialogo. I giocatori posso dire di averli visti giocare, non conosco nessuno di persona, però li ho visti giocare. Quello che credo io è che essendo brasiliano, intendo portare anche un po' di allegria, trasmettere allegria, quindi qualora dovessi ambientarmi, insomma, intendo proprio trasmettere questo al gruppo. Divertirmi, divertire, e allo stesso tempo, però, nel momento in cui vado in campo, cercherò di dare proprio del mio meglio per la causa del Parma. Buongiorno, Pietro Razzini, Gazzetta.it. La mia domanda era riferita all'ambientamento in Italia, come sono stati questi primi mesi italiani e che cosa hai imparato dai mesi trascorsi nell'Inter? Che ha imparato da tua avventura in tipo Inter, come sta l'ambientamento in Italia? Quando eu cheguei aqui na Itália, eu fui muito bem recebido pelo time da Inter, todos, e como foi recebido aqui também. No começo é um pouco difícil, por causa da língua é diferente, né? E também para mim, comer, tem a minha filha, e para ela é um pouco de dificuldade. Durante esses 6 meses foi um pouco difícil na questão de diálogo, de poder falar o italiano, mas acredito que hoje eu já estou falando um pouco melhor. Ainda não dá para me arriscar a falar aqui com vocês, mas tenho certeza que aqui vai ser um lugar muito bom para mim, para minha família, e espero poder aprender cada vez mais o italiano, espero o mais rápido possível me integrar aqui junto com o time, no ambiente do time, que já parece ser um ambiente muito bom, e trabalhar. Tenho que trabalhar para mostrar o meu valor aqui no Parma, eles contam com isso e eu também estou doido para jogar. Ok. Mi sono inserito molto bene da quando sono, nel momento in cui sono arrivato in Italia, quindi all'Inter, sono stato accolto bene, il mio inserimento è stato sicuramente buono. L'unica cosa, insomma, è un po' la lingua, il fatto della lingua differente, un po' di difficoltà anche a dialogare, però, insomma, ora prometto, mi metterò al lavoro per imparare
italiano, e questo insomma sicuramente influirà e credo anche positivamente sul, sulla mia integrazione, diciamo, qui nel, nel mio nuovo ambiente del, del Parma. E, ribadisco, voglio lavorare, ho voglia di lavorare e per poi insomma convincere il mister a, a giocare. Allora, per dare anche la possibilità poi a Jonathan di potersi preparare per l'allenamento che sta iniziando, diamo ora un attimo la parola all'amministratore delegato, perché so che magari qualcuno di voi voleva fare qualche domanda anche a lui. Sono domande per il direttore Leonardi? Volevo sapere com'era stato il vostro guardarvi negli occhi, visto che è stato decisivo per l'approdo finale. Vado rapido perché almeno dopo sapete pure le cose mie, perché poi ragazzi non si capiscono, non parlo brasiliano pure io oggi. Io sono andato con molto entusiasmo a fare questo tipo di operazione, ho capito e recepito molto bene quello che erano le necessità di Jonathan per cambiare squadra. È chiaro e lampante che poi ci possono essere delle situazioni che vengono anche non soltanto in un certo qual modo a livello mediatico, non si fa solo l'utilizzo del giornalista nei riguardi del, dell'uomo pubblico, ma a volte si fa che l'uomo pubblico, il dirigente o il calciatore utilizza il giornalista. Perciò io ho utilizzato l'effetto mediatico per esprimere un giudizio di affrettare questo tipo di trattativa, ma questo non è servito, perché non è, adesso sarebbe veramente da presuntuoso dire ho detto con velocità questa cosa, ma Jonathan il giorno dopo, indipendentemente dalle dichiarazioni del Parma, aveva deciso di venire nel Parma, era contento di venire nel Parma, e il motivo di questo tipo di situazione è stato il ricambio realmente troppo repentino da due squadre brasiliane in sei mesi, poi andare nell'Inter, poi arrivare nel Parma. Era giusto e corretto che lui facesse tutte le sue valutazioni per arrivare a fare una conclusione. Perciò il mio modo di guardare negli occhi era già stato chiaro quando ci siamo conosciuti per la prima volta. Lui aveva visto con quanto entusiasmo il sottoscritto voleva che Jonathan venisse a giocare nel Parma, perché io ritengo che Jonathan sia un giocatore di primissima fascia e che il Parma, se non ci fosse stata questa non utilizzo nell'Inter, non si sarebbe potuto permettere di acquistare direttamente. Perciò questa era un'opportunità unica da poter ottimizzare, un po' come quella che è successa l'anno scorso per esempio con Amauri, che andava a migliorare un qualcosa che noi ritenevamo, diciamo, da quel punto di vista carente. Per quanto mi riguarda, ho subito pensato di avere a che fare con una persona estremamente corretta, che ha anteposto tutte le situazioni sue personali, professionali, tecniche, mettendo in prima fila la sua famiglia. Perciò questa cosa qui deve far riflettere per bene, per questo io ho apprezzato e apprezzo il calciatore ma anche l'uomo, perché da un certo punto di vista lui era ed è consapevole che il fatto di giocare nel Parma sia produttivo per la sua carriera, però non voleva creare delle problematiche all'interno della sua famiglia.